Perché siete qui oggi? Perché dobbiamo manifestare, uso proprio il termine dobbiamo, perché noi lo sentiamo come un dovere essere a fianco a questi risparmiatori, risparmiatori che sono stati truffati, un po' come a Lavanna Marchi. Lavanna Marchi è stata condannata perché ha truffato i suoi telespettatori. Quindi anche in questo caso questi poveri risparmiatori sono stati truffati, gli hanno rubato i risparmi di una vita, perché è impensabile che non vengano rimborsati le obbligazioni che hanno sottoscritto. È una vergogna e quindi sono molto molto, noi siamo molto contenti oggi di essere qui e essere a fianco a loro. È il Partito Democratico il primo imputato? Ma credo che la cronaca parli abbastanza chiaro, ci sono delle difficoltà enormi da parte del governo a sostenere alcune posizioni e quindi anche delle prese di posizioni forti. Hanno dato un piccolo contentino a tutte queste persone che chiaramente non ha fatto altro che acuire quelli che sono i malumori della piazza proprio in questa giornata di manifestazione, ma credo anche che un movimento come la Lega, un movimento con noi, con Salvini, debba mettere in condizione veramente tutti di sentirsi un po' al caldo, e questo lo facciamo nelle aule parlamentari, cercheremo di portare avanti tutta una procedura per far sì che questi signori, questi operai, questi pensionati abbiano soddisfazione. Hanno sottoscritto delle obbligazioni, probabilmente non gliel'hanno raccontata vera tutta quando le hanno sottoscritte, le cose sono andate probabilmente per una cattivissima amministrazione in un certo modo, e credo anche che a questo punto chi ha portato i soldi in banca sia proprio l'ultimo dei colpevoli. Allora, c'è stata una cattiva amministrazione, pagherà qualcuno, c'è stato qualcuno che ha fatto favori agli amici degli amici, quello li pagherà, però è chiaro che non si possono aspettare dei tempi biblici per rifondere i soldi a questi risparmiatori.